Buon pomeriggio a tutti dal Centro dei Cartomanti Europei. Mua! Un bacio da Olimpia, benvenuti a questo appuntamento con CartoChat, l'unico appuntamento che noi di Cartomanti Europei vi offriamo per avere un consulto gratuito ora in diretta con me. Le linee sono già libere, quindi per chi volesse approfittare di questa opportunità di avere un consulto adesso in diretta con me, il numero da comporre è lo 0773-4935-26. Ve lo ripeto ancora una volta, 0773-4935-26. Vi ricordo che le linee sono libere, quindi anche se mi vedete impegnata con un nostro amico, con una nostra amica, le linee sono sempre libere, quindi si tratterebbe di aspettare veramente pochissimi minuti. Quindi, mi raccomando, 0773-4935-26. Io vi aspetto. Ciao, sono Olimpia. Ciao, sono Antonella. Posso chiederti se avrò un incontro con una persona? Innanzitutto, buon pomeriggio, buon proseguimento di serata. Allora, Antonella, quanti anni hai? 47. Che segno sei? Acquario. Acquario, ok. Con una persona. Il nome di questa persona, posso saperlo? Sì, Antonino, bilancia del... bilancia. Bilancia, quanti anni ha? 41. Ok. Quindi vuoi sapere se ha proprio solo un incontro, proprio domanda secca? Domanda secca, se c'è un incontro per chiarimento. Sì. Per un chiarimento, ok, vediamo un po', avete litigato? No, no, se c'è un riavvicinamento. Non vive vicino a me comunque. Ok, quindi vediamo, vediamo, tieni da conto che comunque le carte non ti danno risposte per tempi predefiniti, quindi ne facciamo una domanda in generale. Quindi vediamo se fra te e Antonino ci sarà un incontro. Concentrati bene bene su due. Non incrociare le braccia né gambe, mi raccomando. Ti sto ammischiando le carte. Quando sei pronto, vedi lo stesso. Stop. Ok. Dove ti taglio il mazzo? In alto, in basso o in centro? Basso. Basso. Adesso ti ho fatto tre mazzetti. Sinistra, centro, destra? Lato cuore, sinistra. Sinistra. Allora, vediamo. Ci sono un po' di difficoltà per l'incontro, difficoltà che lui ha a casa. Da quello che posso vedere però l'incontro c'è. Questo te lo posso garantire perché viene proprio la carta del mondo, che è una carta di trionfo assoluto. Quindi una carta che ti dà proprio un sì netto, chiaro per quanto riguarda l'incontro. Mi fanno vedere un po' di disordine, c'è la carta del diavolo che mi fa vedere appunto questo disordine di cui ti parlavo all'inizio, un po' di difficoltà, lo spostamento da fare per quanto riguarda l'incontro, ma questo incontro c'è, anche perché quest'uomo ha bisogno di chiarire con te. Ci sono troppe cose in sospeso, troppe cose in disordine appunto, sia la carta del diavolo che la carta del matto. In prima carta portano proprio questo momento di disordine, di poca chiarezza fra voi, quindi il chiarimento, l'incontro per il chiarimento ci sarà, questo sì, questo te lo posso dare. È molto geloso, questo è molto geloso. Perdonami un attimo, tutto ok? Ok, no, c'era un ritorno della mia voce, perdonami tesoro, dicevi? Ti ho detto è molto geloso, è vero, ma l'incontro sì. Lo vedi lontano oppure... Guarda, un po' di difficoltà ci sono, non è un tempo esageratamente lungo, tenendo da conto che in media, pura media, ecco, non è che c'è certezza nei tempi, le carte guardano da qui più o meno fino alla fine dell'anno, io non ti vedo aspettare così tanto, però un po' di difficoltà non è una cosa immediata, non è una cosa che avrai nel giro di un paio di settimane, insomma, ci vuole un pochino di pazienza, però l'incontro c'è. Okay, diciamo che la situazione è molto ingarbugliata però, tesoro, qui. Poi magari se vuoi approfondire, se hai magari qualche altra domanda da fare, se non l'hai già fatto puoi approfittare del primo consulto gratuito con noi, che è praticamente lo stesso numero che hai fatto per averlo, soltanto che al posto del 6 finale c'è il 5. Beh, imbrogliato non tanto per questioni lavorative di lui. Comunque. Lui c'ha tante situazioni un po' così, un po' particolari. Ci viene a vedermi, ma l'incontro c'è, ha bisogno di chiarire anche lui come ne hai bisogno tu. Poi tesoro,
Giustamente, ci sono tante cose qui, tanti punti un po' poco chiari, perché comunque la carta del matto e la carta del demonio fanno vedere delle cose che comunque non sono proprio chiare fra voi. Ripeto, se vuoi approfondire, poi dopo ci sentiamo in privato, però Va per quanto bene, riguarda ti l'incontro ringrazio. c'è. Figurati, tesoro, quando Ok, vuoi, Antonella, un abbraccio grazie, buon forte. A pomeriggio, presto, grazie ciao. dottor. Allora, ringraziamo la nostra amica e vi ricordo ancora una volta che le linee sono libere, quindi anche se mi vedete impegnata in consulto, voi componete lo stesso per approfittare insomma, del consulto adesso gratuito in diretta con me, è lo 0773 493526. Ciao, sono Livia. Sì, ciao cara, sono Alessia. Ciao Alessia, quanti anni hai? 46 il 12 luglio, quindi 46 di cancro. ti potrei dire ancora No, 45, sono ma ancora barerei. 45, no, sono ancora 45, ci vuole ancora un pochino, insomma. Sei un cancro. Allora, dimmi tutto, come ti posso aiutare? Allora, mi potresti aiutare cercando di capire il mio Paolo, che mio non è, cancro pure lui. 56 anni appena fatti, sono un paio di mesi che stiamo aspettando un ritorno che sembrava dovesse esserci. Ora lui dà dei piccoli cenni, nel senso che guarda il mio stato su WhatsApp, Facebook, no, perché è bloccato, mi trova dei lavori, quindi mi arrivano notizie, ci ha detto Paolo che tu stai cercando, quindi si muove così, ma si presenta. Loro però ti Penso sento male, qualcosa. dovresti spostarti un pochino perché sei col Sta cellulare in mano. spostando. L'avevo capito. E volevo chiederti se si sta smuovendo un po' qualcosa. Sì. Quindi sono 2 mesi che vi siete separati. Mi sembra di 11 capire che maggio. non è una relazione libera la vostra. Ok, No, no. per tutti e due o Infatti si solo doveva per lui? separare dalla moglie, invece si è separato da me. No, io sono libera perché io sono libera. Allora, quindi chiediamo alle carte se questo ritorno è confermato. Tieni da conto che comunque le carte, purtroppo, questo è un po' il nostro tallone d'Achille, non hanno un tempo. Quindi nel momento in No, cui. quello certo, assolutamente lo capisco, perché magari chissà fra quanto avviene, però siccome vedo che un po' si sta smuovendo, anche se non. Volevo Non in capire maniera se. diretta. Volevo capire se è perché magari si sta proprio muovendo, lui sta cercando Dio, se ancora, capito? Vediamolo un po'. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Concentrati bene bene su voi due. Sto Non mi becero. incrociare né braccia né gambe, per favore. Quando sei No, pronta, mi niente. dai uno stop. Io ti sto mischiando le carte. Ok, stop. Ok, dove ti taglio il mazzo? In alto, in basso, in centro? In alto. Ok, adesso sinistra, centro, destra, ho fatto 3 mazzi. Destra. Ti osserva molto lui, eh? Dal taglio è venuta fuori proprio la carta del sorvegliante, quindi dell'uomo che ti osserva, che ti spia. Perché poi avendolo bloccato su Facebook c'ha poco da osservare, però sì, immagino. Prova. Allora, perché me l'hai bloccato? È su Perché l'hai Facebook. bloccato? Perché l'hai È bloccato? una lunga storia, è un po' lunga da Io raccontare. personalmente, quando c'è la voglia di riavvicinarsi ad una persona, sconsiglio sempre di bloccare, perché bloccare una Lo persona dà so, sempre un segnale negativo. hai ragione, però il fatto in due parole è stato questo, che noi ci siamo, io ho saputo che noi ci eravamo separati e che lui aveva ripristinato il suo rapporto con la moglie perché si erano tolti le fedi, quindi erano proprio molto in Sì, crisi. L'ho rotta. saputo con un video pubblicato su Facebook. Addirittura. Ecco. Ecco, e per questo l'ho bloccato, perché dimmelo, parlami, non mi Sì, far vedere sarebbe un stato video, più no? corretto, sarebbe stato Ecco, molto più corretto. allora se tu devi usare Facebook per colpirmi così alle spalle, no. Giustamente, prendi 2 provvedimenti. Allora, guarda, io il ritorno te lo vedo perché comunque io non, sinceramente, io i problemi in casa continuo a vederli perché comunque mi viene una situazione di instabilità per lui dalle carte.
Quello che mi fa capire che comunque il ritorno è confermato è una carta che c'ha un nome bruttissimo, ma un bellissimo significato, che è la carta della morte. Vuol dire, nel tuo caso, rappresenta una separazione necessaria, tutti e due un po', per guardarvi dentro e capire quello che volete l'uno dall'altro, per prepararvi poi alla rinascita positiva, perché seguita dalla carta del Papa, del vostro rapporto. Quindi sicuramente lui tornerà in maniera molto più coerente rispetto al passato, perché il Papa questo rappresenta questo una persona sarebbe coerente. Importante. Poi tra l'altro in tutto ciò è successo che la figlia più piccola ha deciso di sposarsi. Ecco, quindi ancora ulteriori complicazioni. Capito, per cui stanno nei preparativi di questo matrimonio, io non ho neanche fatto in tempo a chiedergli quando ci sarebbe stato. Ho capito. Ecco, quindi obiettivamente la tempistica con questa cosa va ad allungarsi sicuramente. Non penso che riescano ad affrontare un matrimonio e una separazione in contemporanea, poi soprattutto per la serenità della figlia. Forse è proprio questo per questo. Io in realtà non so neanche se lui ha intenzione effettivamente di separarsi o meno, però visto che ha iniziato a fare queste cose molto blande, e volevo capire se era, diciamo, iniziato il processo di ritorno. Poi lo so che i tempi... Allora, io un po' di attesa ancora te la vedo. Non ti dico che è proprio iniziato. Con queste carte non posso dirtelo, però è come se fosse un qualcosa di imminente. Tieni da conto che la sua situazione è una situazione molto particolare. Lui mi viene come re di denari, quindi è un uomo che comunque in teoria dovrebbe essere separato. Quindi il re di denari è un uomo che comunque non ha legami, di solito rappresenta proprio l'uomo divorziato. Quindi dovremmo andare ad approfondire, sarebbe il caso in questo momento di andare a guardare un pochino magari la sua situazione in casa piuttosto che quella fra voi due, perché sono legate strettamente. Se lui non risolve la sua situazione in casa, non può risolvere naturalmente quella con te. Erano arrivati a togliersi le fedi, poi miracolosamente da oggi a domani rapporto logoro non si va a rinsaldare dall'oggi al domani. Questo è poco massimo. Io mi sono beccata a sto video su Facebook con loro che mangiavano i dolci e la mano della moglie in primo piano con le fedi, che mi voleva dire che se le erano rimesse, quindi proprio. Allora, hai capito come ce l'ha detto? Allora tesoro, quindi a questo punto sì, un uomo molto cuor di leone proprio, un uomo coraggioso nell'affrontare le cose. Intanto perdonami un attimo tesoro, intanto vi ricordo che anche se mi vedete impegnata in consulto, comunque le linee sono libere, quindi per avere il consulto adesso in diretta con me il numero è lo 0773493526. Invece per te tesoro, a questo punto la situazione andrebbe un pochino più approfondita, visto che immagino che tu non possa chiedere direttamente a lui, altrimenti non ti saresti rivolta a noi, no, tesoro. Ripeto, qui sarebbe più da vedere, da indagare sulla sua situazione in casa, più che nel ritorno con te, perché sono concatenate le cose. Quindi io non so, Alessia, tesoro, se tu hai usufruito già del primo consulto gratuito. In realtà non ancora. Ma quindi sul sito, cioè sulla vostra pagina, trovo le informazioni per farlo e anche per tutto allora, questo. Allora, guarda, il numero... Allora, sul nostro sito trovi tutte le informazioni, anche sulla pagina Facebook trovi tutte le informazioni che ci riguardano. Per quanto riguarda il primo consulto gratuito, tu fai lo stesso numero che hai fatto adesso, soltanto invece del 6 finale, metti il 5. Okay. Cambia l'ultima cifra. Ci sono i ragazzi del centralino che sono disponibilissimi e ti spiegano loro anche esattamente come fare. E la cosa è anche abbastanza immediata, quindi se vuoi oggi sono in turno, se vuoi approfondire con me la cosa, io sono in turno fino alle 2, fino alla chiusura. Quindi hai tutta la serata. Il primo consulto gratuito non ho mai usufruito, no. Quindi posso provare a chiedere, anche magari chiedere poi le modalità. Sì, va tu bene. Prova a chiedere, se vuoi parlare con me, chiedi di me, se no ci sono i miei colleghi che sono altrettanto bravi, guarda, sei in buone mani con noi. Assolutamente. Quindi bene, ricordati lo stesso molto numero che hai fatto, solo invece col del 6 finale c'è il 5. Perfetto. Perfetto. Alessia, ti ringrazio e ti aspetto. Un abbraccio forte forte. Grazie mille. Ciao, a presto. Ciao. Allora, ringraziamo la nostra amica Alessia e vi ricordo sempre che anche se mi vedete impegnata in consulto, le linee sono libere, quindi mi raccomando 0773493526, vi aspetto. Invece, ciao, sono Olimpia.
Ciao Olimpia, piacere, sono Rossella. Rossella, piacere mio, quanti anni hai? 25. Dalla vocetta si sente che sei Eh sì, sono giovane, ragazza, giovane. Che sì. segno sei? Sono dei gemelli e sono nata il 22 maggio 94. Ok, dimmi tutto, come ti posso aiutare? Allora, volevo chiederti se vedi un ritorno di Paolo del 4 agosto 87, Leone, Leone, ok. e ci siamo lasciati in malmodo e quindi volevo capire un po' se è chiusa, se c'è qualche speranza che lui torni. Ok, quanto tempo siete stati insieme, per favore? Allora, siamo stati insieme 2 mesi, Ok. poi lui mi ha tradita e quindi se n'è andato con un'altra. Ok, da quanto tempo vi siete lasciati adesso? È già da aprile, quindi 2 mesetti. Ok, non l'hai proprio sentito in questi 2 mesi, niente niente? Sì, lui mi ha provato a cercare il mese scorso e poi fino a pochi giorni fa, però abbiamo litigato perché lui ha sempre quell'altra e vuole giocare con me nel frattempo. Ok, allora, vediamo un pochino. Vediamo un pochino quindi se c'è la possibilità di un riavvicinamento. Allora, concentrati bene bene su voi due senza incrociarmi né braccia né gambe, per favore. Quando sei pronta, mi dai uno stop e io ti misto le Stop. carte. Ok. Dove ti taglio il mazzo? In alto, in basso, in centro? Alto. Adesso ti ho fatto 3 mazzetti, sinistra, centro, destra. Okay. Sinistra. Po' di confusione sto ragazzo, eh? Sì, è ambiguo. Allora, lui ti osserva, ti controlla, ti spia per quello che gli è possibile, cerca di informarsi su di te. C'è la carta del sorvegliante, il fante di Sì, spade però che comunque. adesso non lo può fare più perché l'ho bloccato. Ecco, lo stavo dicendo alla nostra amica di prima. Quando si Ecco. vuole che una persona torni, mettere dei blocchi è controproducente, perché nel momento in cui blocchiamo una persona, vuol dire non ti voglio più parlare, non ti voglio più vedere, per me non esisti. No, ma mi ha bloccata pure lui, capito? Quindi la cosa è reciproca. Ti ha bloccato prima? Sì, lui. Lui, ok. Quindi diciamo che adesso sta un po' arrabbiato. In effetti, lui mi viene un pochino arrabbiato, il controllo rimane, quindi magari può farlo anche con qualche altro profilo, sai che con Facebook, con Instagram ci vuole poco a tenere sott'occhio una persona, ci vuole veramente poco. Da quello che posso vedere però la possibilità di un riavvicinamento c'è, la possibilità che lui, allora lui prima di tutto vuole parlare con te, non è che lui torna e ti dice rimettiamoci insieme, no, lui torna e prova a parlare con te. Vuole chiarire con te, vuole fare un po' il punto della situazione. Ho capito, quindi diciamo non c'è una chiusura No, definitiva per no, come allora, pensavo io. no, 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 assolutamente. Il fatto che lui ti controlli, lui mi viene in avvicinamento con il cavaliere di coppe, con il cavallo di coppe, insomma, per farti capire la carta. E Ho quindi capito. sicuramente lui l'avvicinamento nei tuoi confronti ce l'ha, però dovete prima, lui per lui è fondamentale, prima di tutto chiarire. Una volta che avrete parlato, poi valuterete insieme in che modo potervi muovere. Certo, diciamo che questo è un periodo un po' lontanuccio, giusto? Nì, non è domani, però non te lo vedo manco alla fine dell'anno, insomma. Non ci vuole tantissimo. Adesso deve un attimo far sbollire sta rabbia dopo l'ultima litigata. Però Quindi qualche mesetto. tu intanto fai una Sì. cosa, tu sbloccalo. Già l'ho fatto. Brava. Già Tu l'ho fatto. sbloccalo, sbloccalo ovunque tu l'abbia bloccato. Non scrivere, non cercarlo, perché ovviamente lui continua a tenerti bloccata, però tu sbloccalo ovunque tu l'abbia bloccato in modo che tu gli fai vedere una tua disponibilità al dialogo. Poi si muoverà meglio. Quindi questa che ha, diciamo che ha, non gliene frega niente praticamente, Tesoro, perché lui sta questo con non me. te lo posso dire perché lei viene dalle carte, quindi la presenza di questa donna effettivamente Infatti. c'è. Però non posso dirti, dovrei farti un'altra stesura, quindi se vuoi approfondire un pochino meglio, Rossella Tesoro, ci sentiamo in privato. Se non l'hai già fatto, c'è il primo consulto in privato con noi, è gratuito, quindi devi fare lo stesso numero che hai fatto adesso, soltanto invece del 6 finale, c'è il 5, ci sentiamo in privato, Va siamo io bene. e te da sole e andiamo ad approfondire un pochino meglio, ok?
Va bene, allora ci sentiamo per un consulto. A Ti presto, ciao aspetto, un Linda, abbraccio. grazie Ciao mille, Rossella ciao, un tesoro, abbraccio, ciao. ciao, Ciao. ciao, ciao. Ringraziamo Rossella. Allora, vi ripeto quello che mi ha appena detto Pasquale, comunicazione di servizio. Stiamo vedendo, comunque stiamo ricevendo tantissime domande in privato, in chat. Adesso non abbiamo proprio modo di poter rispondere alle domande in chat, quindi per chi vuole approfittare, per chi ha scritto in chat e ci ha mandato un messaggino, ha commentato sotto la diretta. Come ad esempio Giovanna, ecco, che infatti ci fa la domanda direttamente sotto la diretta. Giovanna, lo dico anche per te. Chiama adesso, abbiamo ancora un pochino di spazio, quindi fatelo 0773 493526 e io risponderò a tutte le vostre domande in diretta. Quindi non mandate i messaggini perché non riusciamo, mi raccomando. Ciao, sono Olimpia. Salve, piacere Maria. Ciao Maria, piacere mio, che vocetta che hai! Quanti anni hai? Grazie. Io ho 24-25 di faccia d'agosto. Ad agosto sei leone o vergine? Sì, sono, no, Leone. Leone, del Oh, 18 ok. agosto 18 agosto. 1994. Ok, una pupetta. Oggi tutte ragazze giovani, mi piace. Dimmi tutto. Volevo sapere se Edoardo mi Sì. cercava a me. Quel ragazzo con cui mi frequentavo un po' di tempo fa, non tanto Ok, tempo fa. Edoardo, quanti anni ha? Lui è del 29 agosto, anche lui di agosto 1994, sono me. Ok, 29 agosto, quindi già della Vergine. Che cosa è Sì. successo? No, lui ha voluto chiudere con me così, da una discussione stupida, come se si è preso una scusa. Ok, quanto tempo era che stavate insieme? No, ci frequentavamo 2 settimane. Ah, una cosa proprio breve, breve. Sì, Ok, adesso da quanto tempo vi siete allontanati? credo forse 2 mesi. Ok, vi siete sentiti in questi 2 mesi o niente? No, niente, nessun messaggio, niente. Ok, vediamo un pochino. Centrati bene bene su di lui. Sì. Non incrociare nulla. E dammi lo stop quando sei pronto. Stop. Ok. Dove ti taglio il mazzo? In alto, in basso, in centro? In alto. Adesso ti ho fatto 3 mazzetti, sinistra, centro, destra. Destra. Allora, tesoro, per il momento non te lo vedo il ritorno, non è escluso però, ci vuole un po' di tempo. Diciamo che effettivamente lui non è che ce l'ha con te. Quando hai detto tu per una scusa stupida, non hai sbagliato, è come se No, ha avesse preso effettivamente. tipo la scusa per non sì. tipo che lui ce l'aveva con... tipo che non si voleva più sentire con me, però non Non è che non si ce l'ha. voleva più sentire con te. Ah, viene il demonio, quindi il disordine. Non è sereno, viene anche il cavaliere di bastoni che rappresenta lui comunque, che è come se fosse letteralmente scappato. Perché si è un po' spaventato di come stavano andando le cose. Da quello Sì, che stavo posso creando un vedere, bel rapporto, come un fidanzamento, forse lui non era pronto per non era me. pronto, ma soprattutto vedeva un pochino te Molto troppo, presa. esatto, troppo presa. Quindi è come se avesse dovuto prendere un pochino le distanze, perché la cosa stava andando avanti troppo velocemente. Sì, Il però discorso è questo. esatto. Dimmi, tesoro. No, si ha ragione, proprio come hai detto tu. Ecco, quindi tesoro, adesso per il momento, nell'immediatezza, io non te lo vedo il ritorno, però comunque le carte non mi danno una chiusura definitiva. Cioè la chiusura me la danno Ok, nel presente, non me la danno nel futuro, perché viene comunque il 7 di spade, che è la carta che rappresenta proprio la speranza, cioè come se le carte ti volessero dire, se questa quindi. Perché ce persona l'ho ti io la piace speranza. così tanto, no. Questo sì, però quella vuol dire che questa speranza che tu hai non la devi lasciare andare, perché se tu ci tieni così tanto a questo ragazzo, vale la pena aspettare, anche se, tesoro, io ti vedo anche nuovi incontri.
Questo te In lo questi devo dire, periodi cioè mi non... vedi che incontrerò un altro uomo? Non ho capito, perdonami. Hai visto che incontrerò un altro uomo in Ti sta questi mesi? l'incontro con un altro uomo nei prossimi mesi, esatto, perché mi viene il Papa e l'imperatore, quindi la persona a cui tieni adesso in questo momento e un'altra persona che può fare ingresso nella tua vita se tu gli lascerai la possibilità di entrare. Quindi le carte è come se ti stessero dicendo. Per il momento il ritorno con lui non c'è, ma può esserci in futuro se tu mantieni viva la speranza. Però nel frattempo comunque tu avrai una nuova conoscenza. Diciamo che poi starà un po' a te scegliere come muoverti. Per approfondire un pochino le cose, perché soprattutto per capire lui perché effettivamente ha fatto una cosa del genere, perché comunque viene come un gesto immotivato dalle carte, o comunque non è motivato da te propriamente. Magari In che possiamo sentirci in privato. senso non è motivato da me? Il No, problema non è un il qualcosa fra problema è voi lui, due. non sono io e lui di suo carattere, forse ha avuto qualche delusione, forse non credeva che io ero così impegnativa o pensava che ero come le altre, magari l'ha presa Appunto, come un per gioco all'inizio. approfondire un pochino meglio la cosa e toglierti qualche dubbio, magari ci sentiamo in privato e approfondiamo un pochino meglio, possiamo guardare anche questa nuova conoscenza, insomma. Vedere nel momento in cui torna Edoardo come torna. Sono tante le cose da valutare. Quindi, se vuoi, ci sentiamo in privato. Non so se tu l'hai già fatto, però comunque Maria con noi la prima volta che ci chiami in privato è gratuito. Non so se tu ne hai già Ok, usufruito. grazie. Quindi, se fai lo stesso numero che hai fatto adesso, soltanto invece del 6 finale ci metti il 5, approfitti del primo consulto gratuito. Siamo in privato, io e te o con i miei colleghi che sono altrettanto bravi e andiamo un pochino più a fondo. Ok? Va bene, tesoro, ti aspetto allora, un bacio grande. Grazie. Ciao, a presto. Ringraziamo la nostra amica e vi ricordo ancora una volta, questa volta anzi vi ricordo il numero per il primo consulto gratuito in privato, è lo 0773 493525. Questo è il numero per il consulto gratuito in privato. Mi raccomando, vi aspetto. Ciao, sono Olimpia. Pronto? Pronto, ciao, sono Riccardo. Ciao Riccardo, quanti anni hai? Ciao, 23787. 87, ok, 26,7? No, 23, 23,7. 23,07. Ok, dimmi tutto, come ti posso aiutare Riccardo? Io volevo sapere riguardo al lavoro, Riguardante il lavoro. perché io ho un contratto fino al 28 luglio, volevo sapere se ci sarà il rinnovo. Un rinnovo, vediamo un pochino. Di cosa ti occupi? Ok, Lavoro nella logistica praticamente. vediamo un po'. Concentrati bene, bene, Sì. magari sul logo dell'azienda per cui lavori, così mi aiuti. Sì. Non incrociare né braccia né gambe e dammi uno stop quando sei pronto. Stop. Ok, dove ti taglio il mazzo? In alto, in basso, in centro? Centro. Adesso mi scegli il mazzo sinistra, centro, destra. Sempre Centro. al centro. Da quanto tempo lavori per questa azienda? Già ad aprile, 18 aprile, D'aprile. 18 aprile, sì. Allora, guarda, ci sarà una piccola trattativa da quello che vedo. Non sarà proprio un rinnovo. Uguale a quello del passato, a quello che ha avuto in passato, insomma, non è confermato proprio lo stesso tipo di contratto. Il rinnovo c'è perché mi viene la carta della forza, quindi sì, c'è anche una sorta di continuità per quanto riguarda la tua situazione lavorativa. La forza è una carta che rappresenta costanza, continuità, e però il 7 di bastoni mi fa venire proprio come se fossero dei negoziati, delle trattative. Comunque discuterete del contratto, non sarà un rinnovo automatico. Ah, ho Quindi capito. esatto, quindi avrai anche tu modo di poter dire la tua, insomma. Diciamo che è come se fosse la chiusura di un ciclo e l'inizio di un altro. Potrebbero offrirti anche magari un ruolo diverso rispetto a quello che hai, non è da escludersi. Ah, quindi sempre nella stessa azienda, però con una Sì, mansione diversa. potrebbe essere così, oppure potrebbero essere gli orari di lavoro. Ci sono, adesso io ti ho fatto una domanda secca, quindi tanti dettagli le carte non me ne danno. Però mi fanno vedere proprio come se fosse la fine di un ciclo e l'inizio di un altro un po' diverso.
Non è proprio uguale. Poi, soprattutto con il fatto che ci sono queste trattative, è come se fosse proprio un vero e proprio negoziato. Quindi cambierete anche le vostre opinioni, insomma, loro ti faranno una proposta, tu potrai valutarla, insomma, non è un rinnovo lineare, è un qualcosa di un pochino più complicato, ma comunque positivo. Però guardati bene intorno, perché non è l'unica soluzione che hai, Riccardo. Ah, Non ho è capito, l'unica. vedi che Sì. ci sono altre cose in giro. Ci sono altre cose in giro, guardati bene intorno. Poi, se vuoi magari approfondire su queste cose, perché le carte mi fanno vedere novità e altre proposte per te, però naturalmente con una domanda secca relativa al posto di lavoro dove sei adesso, tanti dettagli le carte non me le possono dare. È un po' difficile. Quindi, magari se vuoi approfondire un pochino di più, io non so se tu ne hai già usufruito. No, io sono già cliente, sì. Ah, ok, perfetto. Quindi sai come funziona, insomma. Sì, Quindi sì, se vuoi sì, sì. approfondire un pochino meglio, poi magari ci sentiamo in privato, perché Sì, comunque certamente. novità e cambiamenti ce ne sono. Ok, va bene, ti Ma ringrazio. figurati, Riccardo, quando Grazie vuoi. Un mille. abbraccio forte. Ciao, Grazie buona anche a serata. te. Ciao, Ciao. 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 Allora, ringraziamo il nostro amico Riccardo. Vi ricordo ancora una volta il numero per i consulti appunto in privato. Quindi per il primo consulto gratuito in privato è 0773 4935 25. Ciao, sono Olimpia. Pronto? Pronto? Pronto, eccoti. Ciao, sono Olimpia. Grazie, Ciao, ciao, bellissima, ciao. come ti Ascolta, chiami? sono Michela. Michela, piacere di conoscerti. Quanti anni hai? Io ho 38 anni, sono Toro. Toro, dimmi tutto, come ti posso aiutare? E ti volevo dire, io ho una relazione con un ragazzo che non è libero Ok, praticamente. tu invece sei libera? Ok. E sì, io sono separata. E praticamente volevo sapere, siccome lui ha chiesto trasferimento al lavoro come si dice? Sento la mia voce sotto, aspetta, eh. Se hai la diretta accesa, magari abbassa il volume, togli il volume. Ah, ok. E praticamente Meglio volevo adesso? sapere se come va a finire la nostra storia? Perché lui praticamente ha avuto questo trasferimento e a breve si trasferirà. Ok, quindi se dopo il trasferimento ci sarà una continuità. Ok, Sì, voglio sapere come andrà a come si chiama sto finire. ragazzo? Lui si chiama Luca, ha Ok, quanti anni è? Che 42 segno? anni, Che segno è? è Capricorno. Capricorno. Capirai, tesori, Capricorno per il lavoro. Vivono per lavorare, Lui Capricorno. praticamente ha chiesto il trasferimento per avvicinarsi alla figlia, praticamente avvicina a sua moglie, capito? Ok. Volevo capire, lui mi ha sempre detto che non vanno d'accordo, che comunque c'è una situazione un po' particolare, però volevo Però, vista l'età, capire. immagino che la bambina sia pure giovane, è piccola, È insomma. piccola, sì, c'ha 4 anni. E allora, vediamo un pochino quindi se con questo trasferimento la vostra storia comunque continuerà. Come non lo so, però. Ok, tesoro, perdonami, mi stava dicendo aggiornamento in diretta, mi diceva Pasquale che sono cadute parecchie persone che erano in attesa, quindi le linee al momento sono libere. Quindi mi raccomando, per il consulto adesso in diretta con me, per chi ha perso, insomma, la possibilità vuole riprovare, il numero è lo 0773 4935 26. Noi siamo qua e vi aspettiamo. Eccomi tesoro, tutta tua. Allora, Dimmi, Gioia, non ti vediamo un preoccupare. po'. Vediamo un pochino quindi se riuscite comunque a mantenere una continuità in questa relazione, anche ma quanto di quanto si allontana? Io sto a Milano, lì andrebbe a Napoli. Insomma, una bella passeggiata. Vediamo un po'. Concentrati bene bene su voi due. Non pensare a niente adesso, non pensare alla distanza, non pensare alla moglie, sono a te e lui. Quando sei pronta, mi Ok, dai uno stop. stop. Non hai incrociato niente, vero? No, no, no. Brava. Alto, basso, centro adesso. Centro. Ok. Adesso ti ho fatto tre mazzetti, sinistra, centro, destra. Destra. Effettivamente c'è il rimpianto di allontanarsi da te ed effettivamente lo fa proprio per la famiglia, già si vede dal taglio. Per la famiglia o per la figlia? Per la famiglia, vabbè, più in generale, ti dico, viene l'asso di coppe, quindi la condizione è proprio familiare, però
Sinceramente, qui la figura della moglie non c'è proprio dalle carte, se ti devo dire la verità. Poi magari per approfondire il discorso andiamo a vedere un pochino meglio in privato, tesoro, perché da quello che posso vedere io comunque vedo una continuità, per quanto possa essere molto più lenta rispetto a quello che riuscite a vivere adesso, perché adesso vedo un rapporto abbastanza stretto. Comunque vi Sì. vedete spesso, lui è molto presente. Diciamo che con il cambiamento di città, il rapporto naturalmente è un pochino più lento, un pochino più ostacolato, ci saranno maggiori difficoltà, però c'è la continuità. È venuta anche per te la carta della forza, che è una carta di costanza. Comunque lui non vuole perderti da questo punto di vista. Magari si trova in una posizione critica, in una posizione un pochino difficile, ma proverà, per quanto gli è possibile, comunque a mantenere il vostro rapporto, a non farlo, insomma, non chiuderlo, lui non vuole chiuderlo. Ho capito. Ci saranno Ma naturalmente delle difficoltà in più. tu pensi che alla fine ci riconciliamo, cioè nel senso che ci riavviciniamo di nuovo oppure rimarremo sempre così? Ah, guarda Nel tesoro, io senso. purtroppo questo non te lo posso dire, perché comunque tieni da conto che le carte guardano più o meno, per darti un'idea di tempistica, fino alla fine dell'anno. Naturalmente lui parte adesso, quindi non è che posso darti una risposta dicendoti sì, prima o poi ritorna. Ho fatto anche una domanda secca che non riguarda questo, ho guardato soltanto l'andamento del vostro Ho rapporto. capito, Per sì. approfondire meglio, poi tesoro, se vuoi ci sentiamo in privato, andiamo a vedere un pochino meglio la situazione. Magari diamo un'occhiata pure e ci facciamo, come dico sempre, io, i fatti loro, guardiamo un pochino anche loro due, come stanno messi e tutto il resto, perché la Va ragazza, la bene. bambina, non la ragazza, la bambina è comunque importante per lui, quello si vede. Sì, vabbè, Però ci resta mancherebbe. Però io comunque, sono beh, mamma e figurati, i ovviamente, figli in prima di tutto, prima di tutto, ovviamente. sì. Però la figura della moglie è una figura che non esce dalle carte, quindi non ha un ruolo così determinante. Magari le andiamo a guardare un pochino meglio nel dettaglio, in privato. Va Ok, bene, tesoro? ok, allora. Io ti Ti aspetto. Un abbraccio ringrazio. forte Ciao, forte. gioia, un Ciao, a bacio, presto, un ciao, ciao. bacio. Ciao. Ciao. Ringraziamo ancora la nostra amica, quindi vi ricordo che le linee sono libere, quindi se volete approfittare del consulto adesso in diretta con me, il numero da fare è lo 0773 493526. Io vi aspetto. Ciao, sono Olimpia. Ciao, sono Olimpia. Pronto? Sì, ciao, sono Olimpia, che ci sei, tesoro? Ciao, sono Laura. Ciao. Allora, ciao, io volevo sapere qualcosa di un uomo che praticamente conosco da qualche tempo che sembrava interessato a me. Adesso mi ha detto che da un po' di mesi sta frequentando una persona. Volevo capirne di più perché a questo punto non ci capisco più niente. Ok, Io allora sono Laura, Laura, tu quanti anni hai e che segno sei prima di tutto? ho 53 anni e sono della Bilancia. Ok, lui come Lui, si chiama? Roberto, 58, Vergine. Ok, quindi praticamente, ma voi vi stavate proprio frequentando o vi stava semplicemente mostrando un interessamento? C'era un interessato, non era interessato, abbastanza interessato, sembrava. Ok, e adesso ti ha detto che sta frequentando un'altra persona. Sì, da un paio di mesi, sì. Ok, quindi che cosa vuoi chiedere alle carte? Tieni da conto che non avendo molto tempo possiamo fare solo una domanda. Non lo saprei se lui è preso da questa persona e la cosa va avanti e quindi per me non c'è più interesse. Allora, quindi mettiamola in questo modo, chiediamo alle carte se comunque lui ha ancora un interesse per te, quindi se questa cosa che c'era fra voi due si manifesterà di nuovo, insomma, se lui ti continuerà a mostrare un E interesse. soprattutto se lui interrompe questa storia E che ha con sono due quest'altro. domande, tesoro, quindi devi scegliere. Vabbè, Guardiamo al... vedi un po' quello che esce dalle carte. Tesoro, non ti posso fare una domanda generica Eh no, perché... allora vedi cosa lui prova per questa donna e se la cosa continua. Ok, come si chiama questa donna? Non Nome non lo lo so. sai. Ok, allora adesso dovresti incrociarmi per favore le dita della mano sinistra o le gambe se sei seduta. Dita, ok. Ok, perfetto. Concentrati su di lui. Quindi vediamo alle carte se questa relazione che lui ha in questo momento è una relazione che dura nel tempo. Sei interessato a lei, poi sei molto intrapreso. Ok, quindi vediamo se è una relazione in cui c'è del sentimento, mettiamola così. Allora, Mi dammi lo di stop me. quando sei pronta. Ok. Ok, dove ti taglio il mazzo? In alto, in basso, in centro? Centro.
Adesso ti ho fatto tre mazzetti, sinistra, centro, destra. Ok, Sinistra. puoi sciogliere le dita adesso. Ok. Allora, stiamo parlando di una relazione, appunto, come mi hai detto anche tu, comunque all'inizio è una relazione molto fresca, diciamo così. In realtà io non te la vedo una relazione forte, ok? Perché comunque mi viene la carta della giustizia. La carta della giustizia rappresenta un rapporto soffocante, un rapporto che comunque è destinato alla chiusura. La giustizia è proprio la carta che mi dà la risposta. Rappresenta proprio un rapporto soffocante che non è destinato ad andare avanti per molto. Quindi comunque tra loro vedo anche lui quel cavaliere di bastoni, quindi l'allontanamento, lui che comunque ha iniziato questa cosa magari anche un po' per gioco, insomma è una situazione un pochino non proprio lineare, proprio perché all'inizio è una situazione che comunque non vedo andare avanti per molto, da quello che Quindi posso per vedere. quanto tempo lo vedi andare avanti ancora? Guarda, io non mi sbilancio con i tempi, tienila perché le carte non hanno un tempo. Io ti do una mia opinione personale nel momento in cui ti do un tempo, guardando le carte, perché le carte di per sé il tempo non ce l'hanno. Diciamo che in media guardiamo fino alla fine dell'anno, non ti vedo aspettare tutto questo tempo, però un po' di attesa ancora c'è. Potrebbe essere, provo a dirti entro la fine dell'estate, ma sul tempo, tesoro, io non do nessuna, io come nessun'altra cartomante, dà Sì, l'ho garanzie. capito, ma lui lo vedi preso, lo vedi attratto, innamorato no, perché chiaramente è da aprire. Questo. Guarda, io Cosa? ve lo vedo come un rapporto soffocante. Altro le carte al momento non mi dicono perché ho fatto una domanda secca. Per andare a vedere meglio lui nei confronti di questa donna, i sentimenti, l'attrazione, per guardarlo nei tuoi confronti, insomma, per andare a scavare un pochino di più, tesoro, ci sentiamo in privato, Laura, e andiamo a vedere un pochino meglio. Perché Comunque finirà, così non hai visto un grosso sentimento, non hai visto grosse io ho cose visto un comunque. rapporto soffocante destinato a finire. Perfetto, meglio così. Ok, grazie, ci sentiamo Ma dopo, figurati, ciao, Laura, grazie. buona serata, a presto. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Allora, ringraziamo la nostra amica e vi ricordo per il primo consulto gratuito in privato, però questa volta, il numero da fare è lo 0773 4925 25. Ciao, sono Olimpia. Ciao, Ciao, sono Antonella. Guarda, Antonella, come posso aiutarti? io vorrei sapere di Alessandro. Ok, allora Antonella, partiamo da te. Quanti anni hai e che segno sei? Allora, guarda, ho 41 anni e sono della Vergine. Della Vergine. Lui mi ha detto che Sì, si chiama? Come lui 42 ed è pesci. mi ha detto che si chiama? Lui? Alessandro. Alessandro. Ok, che succede con Alessandro? Guarda, noi abbiamo avuto una storia fino a un anno fa praticamente, poi è ricominciata, ma adesso è come se lui si stesse prendendo del tempo. Ho paura pure che si è messa a mezzo un'amica mia, capito? Ecco perché vedo un po' le cose un po' strane, mi sono riallontanato, via. Ok, quindi un anno che vi siete allontanati, però nel frattempo vi siete Sì, visti e vi siete sentiti, mi sembra di capire. noi ci siamo Ok. risentiti, pareva che era ripartito tutto quanto e poi dopodiché tutto un tratto si è ritirato indietro. Ok, quindi che domanda vuoi fare alle carte? Voglio sapere se ritorna definitivamente, diciamo, senza Ok. fare l'altallenante, insomma. Ok, quindi vediamo un pochino se c'è un ritorno un po' più stabile di Alessandro. Sì, bravissima, Ok, concentrati bene bene su voi due. Non incrociare nulla, mi raccomando. sì. No, Quando sei assolutamente. pronta, mi dai uno stop. Ok. Top. Ok, dove ti taglio il mazzo? In alto, in basso, in centro? Centro. Adesso ti ho fatto tre mazzetti, sinistra, centro o destra? Sempre Centro. al centro, vediamo. Sì. Pare che mi porta sempre fortuna. Beh, ogni mazzo che scegliete comunque ha il suo significato, se dobbiamo dire la verità. Voi lo fate in È maniera vero, è vero. inconscia, però ogni mazzo ha il suo significato. Anche È il vero. punto dove tagliate il mazzo ha il suo significato. Sono tutte cose che, insomma, indirizzano le carte anche in
base a quello che voi avete bisogno di sapere, se volete sapere magari, che ne so, un aspetto un pochino più generale, un aspetto un pochino più preciso. Insomma, sono tutte Certo. indicazioni che voi stesse date alle carte. Allora, sta affrontando un periodo molto difficile, Alessandro, Ok. perché mi viene una Guarda, una cosa carta. sola non ci ha detto, noi siamo sposati ma con due persone diverse, Sì, questo non te no, l'ho detto. quello non ti preoccupare, che si vede, perché è venuta subito la L'hai carta visto, del eh. demonio, che comunque rappresenta le cose un po' ingarbugliate, inganni, Brava. situazioni un po' nascoste. Comunque quello si vede, le carte non sfugge niente, tesoro. Allora, ti dico che lui sta passando un periodo molto particolare, perché lui mi viene come il 10 di spade. Il 10 di spade è una carta che rappresenta un po' l'afflizione, il nome della carta, il dolore, insomma, una situazione psicologicamente ed emotivamente un po' difficile che lui sta affrontando. Tieni da conto che lui è in avvicinamento nei due conti. Non è fermo. Comunque, questo ritorno un pochino più stabile io te lo vedo, però c'è l'attesa. L'attesa c'è, perché Ok. comunque non è una cosa proprio veloce, veloce, veloce. Complicata appunto dalla situazione, che comunque sia, essendo una relazione extra, rallenta un pochino tutto. Però Certo. sicuramente lui vuole vederti per un chiarimento, che è la cosa più importante. Lui vuole parlare con te e spiegarti cosa sta vivendo. Poi da lì Speriamo. valuterete insieme. Però comunque io ti vedo più che altro il chiarimento, che è la cosa più importante. Non è Certo, un uomo che bravissima. si diverte. Quindi stati ben certa che comunque nel momento in cui arriverà e prenderà una decisione, ripeto, non è un tempo brevissimo, mi fanno vedere le carte, però comunque lui sarà molto più stabile. Tanti, tanti problemi per lui. Quindi magari se vuoi approfondire un pochino meglio, guardare anche quello che prova lui per te, tutto il resto ci sentiamo in privato, tesoro, e approfondiamo un Ok. pochino meglio. Anche per quanto riguarda la sua situazione a casa, che secondo me, guardando queste carte, è lì il problema. È il mio problema, infatti Sì, l'avevo immaginato. decisamente, Perché lui decisamente. aveva detto che comunque lei lo controllava sugli accessi di contatto, quindi probabilmente anche quello. Vabbè, tesoro, comunque, se vogliamo andare ad approfondire un pochino, poi ci sentiamo in privato, ok? Ok, Ok, perfetto, ti cara, va aspetto, un abbraccio bene. forte, ciao, Sì, presto. grazie Olimpia. Ciao, Ciao, ciao. 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 Vi ricordo ancora una volta, ringraziamo la nostra amica prima di tutto, e vi ricordo ancora una volta il numero per il primo consulto gratuito in privato, quindi 0773 493525. Noi vi aspettiamo. Ciao, sono Olimpia. Pronto? Buonasera Olimpia, mi Buonasera, sono Antonia. Antonia. Antonia, che bella voce che hai, Antonia. Quanti anni hai? Che 57. segno sei? Acquario. Acquario, dimmi tutto, Antonia, come ti posso aiutare? Allora, voglio sapere se vedrò un segno tangibile o diciamo una cosa diretta, un'azione diretta verso di me da parte di una persona per riavvicinarsi a me. Ok, quindi un chiaro segno di riavvicinamento. Sì, o Come si chiama questa addirittura persona? un'azione diretta. Ti do le iniziali, si chiama L, L L di come Livorno. Livorno. Esatto. Quanti anni ha? Che 46. segno è? Vergine. La Vergine. Ok, liberi tutti e due, tesoro? Come? Siete liberi tutti e due? No, No, tutti e due quello è il impegnati? problema. Esatto. Ok, allora vediamo un pochino, quindi se ci sarà un segnale diretto da parte sua per un Sì. riavvicinamento. Allora, vediamo un pochino. Quanto tempo è che vi siete separati? Un bel po'. Parliamo di mesi? Sì, Ok, allora mesi. concentrati bene bene su di lui. Sì. Non incrociare nulla. Quando sei No. pronta, mi dai un bello stop. Ti sto mischiando le carte. Ok, stop. Ok, dove ti taglio il mazzo? In alto, in basso o in centro? In centro. Adesso ti ho fatto tre mazzetti. Sinistra, centro o destra? Ok. Sinistra. Allora, un segno tangibile di un suo riavvicinamento o un'azione diretta, comunque qualcosa che ti faccia veramente capire che lui si stia riavvicinando. Esatto, perché vedo dei segnali ma non riesco ad interpretarli.
Perché lui sta sondando un po' il terreno, sta cercando di capire come muoversi. Ma guarda, nei tuoi confronti la carta più importante che mi viene è il 2 di bastoni, che è proprio la carta del rimpianto. Quindi comunque nei tuoi confronti c'ha la malinconia, sente la tua mancanza. Io un segnale tangibile te lo vedo, ma ancora per un po' cercherà di capire un po', sondare, senza farti capire bene quello che gli frulla per la testa. Perché comunque tieni da conto che lui ha una situazione un pochino particolare. Mi viene per lui la carta della torre. La carta della torre rappresentava una rottura di un suo equilibrio, quindi un qualcosa che è stato forte per lui, che ha dovuto affrontare in maniera forte e che lo ha portato a capire che comunque vuole un riavvicinamento con te. Il segnale del riavvicinamento concreto di cui tu mi parlavi, io te lo vedo e te lo vedo in ultima carta, quindi non ti dico un tempo breve, ancora per un po' sonderà il terreno, però Cosa questa. intendi per un po'? Tesoro Altrimenti. mio, non posso darti nessuna certezza. Purtroppo, quando si tratta dei tempi, come ve lo dico sempre, questo è il nostro tallone d'Achille. Le carte non hanno tempo. Magari domani stesso può succedere, perché nel momento in cui ti diamo un tempo, vuol dire che quando guardiamo le carte, vogliamo dire che da questo momento ogni momento è buono. Le carte in media guardano più o meno entro la fine dell'anno, più o meno adesso. Per darti È un bel un'idea, po'. non te lo vedo per la fine dell'anno, insomma, non è una cosa, anche se viene in ultima carta, non mi viene lontana nel tempo. Potrei dirti entro l'estate, ma prendilo con le pinze, non ti posso dare garanzie. Purtroppo sui tempi ti do una mia opinione, non sono le carte a Ma darmela. quindi lui vuole riavvicinarsi. Lui ci sta già provando in realtà. Cioè, lui sta sondando Però il terreno adesso. Manca l'azione concreta che arriverà. ok. Poi, per guardare un pochino meglio lui nei tuoi confronti, i sentimenti, o magari con che testa torna, perché bisogna vedere pure quello, insomma. Che se viene con un riavvicinamento così tanto insomma, ne valuti poi tu anche le cose. Magari per vedere un pochino nel dettaglio queste cose, tesoro, se vuoi, ci sentiamo in privato, approfondiamo un pochino meglio la cosa. In privato siamo io e te. Così volendo mi puoi dare anche il suo Giusto. nome per esteso e siamo più Esatto. tranquille tutte e due. Ok? Ok, perfetto. Quando Ti vuoi io ti ringrazio. aspetto in privato. Grazie, Un abbraccio grazie, grazie forte, a presto. mille, grazie. Ciao, buona Buona serata. serata. Ciao. Ciao, ciao. Allora, ringraziamo la nostra amica e mi dicono che la trasmissione per oggi finisce qui. Quindi le dirette con le vostre telefonate qui su Facebook riprendono domani, tornano domani con la nostra Monica a partire dalle 17. Adesso vi ricordo che adesso io vado nel mio studio e starò con voi fino alla chiusura, quindi fino alle 2 di notte. Vi ricordo ancora una volta il numero per il primo consulto gratuito in privato, che è lo 0773 493525. Quindi questo è il numero per avere il primo consulto gratuito in privato. Ringraziamo tutte le nostre amiche e i nostri amici che hanno guardato la diretta. Vedo Adriana, vedo Antonella, Maria Rosa, Fabi, insomma, siete sempre tanti. Adriana, Giuliana, insomma, vi vedo sempre in tanti che guardate le nostre dirette. Vi ringrazio quindi per essere stati in mia compagnia. Vi ricordo l'appuntamento domani alle 17 con la nostra Monica. Vi auguro una buona serata. Il tempo di un caffè e sono nel mio studio. Un bacio da Olimpia e a presto. Ciao!